oggi parliamo di quell'oggetto che permette al vino di viaggiare e di arrivare sin sulle nostre tavole, la bottiglia. La moderna bottiglia in vetro nasce praticamente nel 1600. Ancora prima, però, era nato uno strano contenitore in vetro. Aveva il collo lungo e poi si allargava bruscamente formando una palla. Ma qual è secondo voi il difetto di questa forma? Ve ne sono almeno due. Il primo è che non sta in piedi. Il secondo è che è difficilmente trasportabile in grosse quantità. Per ovviare al primo difetto bisognerà creargli una base grazie all'impagliatura. E per ovviare al secondo hanno inventato la bottiglia. Infatti le prime bottiglie avevano una forma a cipolla. Non per niente, in Inghilterra, dove sono nate, venivano chiamate onions. Quelle che vedete sono vecchissime bottiglie di porto. Notate come, piano piano, la bottiglia assume una forma cilindrica e quindi più facile da stoccare, pur mantenendo praticamente la stessa capienza. Ma perché si mise il vino in bottiglia? Perché si capì, per caso, che qua dentro il vino migliorava. Motivo? Perché l'ambiente chiuso, chiamato tecnicamente ridotto, riduce appunto al minimo i cambiamenti chimici e permette a quelli che si sviluppano di svolgersi molto, ma molto lentamente. In altre parole, il vino per passare da uva a prodotto finito si sottopone a un notevole sforzo. Quindi, per essere presentabile, ha bisogno di riposarsi, di dormire in un ambiente tranquillo. Come noi che dopo una grossa fatica abbiamo bisogno di riposare nel nostro bel lettino, così il vino ha bisogno di riposare nel suo letto, che è appunto questo. Come vedete ci sono vari letti, singoli da 75 centilitri e matrimoniali da 150 centilitri e oltre, di forme diverse anche a seconda della zona da cui provengono. Questa è la bordolese, nata appunto per i vini di Bordeaux, mentre quest'altra è la borgognotta, che non a caso nasce in Borgogna. Questa è la renana, creata per i vini del Reno, e questa è la champagnotta, adatta per tutti i vini spumanti. È robustissima. Pensate che uno spumante la sottopone a pressioni intorno alle 5-6 atmosfere. Come vedete sono tutte colorate. Questo perché la luce e i raggi infrarossi, al pari dell'ossigeno, sono dei nemici per il vino. Lo fanno invecchiare precocemente. Del resto anche noi, quando andiamo a letto, spengiamo la luce e chiudiamo la finestra. Ma se trovate delle bottiglie incolori, è molto probabile che contengano vino non adatto per l'invecchiamento. Quindi, se avete qualcuna di queste bottiglie, dimenticate da anni o giù in cantina, o ancora peggio, su uno scaffale in cucina, date retta a me. Usatela per fare un buon brasato, ma non bevetela. La prossima volta parleremo del custode della camera da letto, il tappo. Avete presente quegli aperitivi più o meno colorati che fanno bella mostra di sé in grosse zuppiere di vetro e vengono versati con il romaiolo? Lasciateli stare dove sono. Un buon vino bianco giovane è già un perfetto aperitivo per accompagnare magari una fetta di pane calda con sopra una sottile fetta di lardo di colonnata oppure delle olive ascolane ripiene fritte. Se al posto del bianco servirete un buon vino spumante, magari metodo classico champenoise, il momento dell'aperitivo sarà ancora più nobilitato, perché, si sa, le bollicine fanno allegria.